oggi, ragazze, dovete mangiare solo un colore di cibo per 24 ore. Adesso è caduta giù. Questa, ragazzi, è la situazione qua a casa nostra. Coca-Cola. Vediamo cosa c'è. Vanessa dovrò mangiare aneto, cipolla, olive, insalata. E ce l'ha la pasta. Olive. Mamma mia, ma questi per cosa servono? Vanessa. Cosa? Tieni la bambola. Ragazzi, cosa state facendo? I capelli. I capelli. Wow. Sono le bambole Wow Fashion Girls. Guardate che belle. Come si chiama tua? Regina. Regina. Eccoci qui. Non lo so la mia, come si chiama. Non lo sai, Vanessa. Guarda, c'è scritto Regina. Guarda. Ah sì, questa, hai proprio ragione. Questa come si chiama? Ho cominciato. Dobbiamo cercarla. Dov'è? Dov'è quella di Vanessa? Questa. Eccola. E questa, Vanessa? È vero. Si chiama Taylor. Taylor. Sì. Vanessa, vuoi Kim? E questa? Vanessa, tira Kim. Amanda, ma, Chloe. Ma questa è la bambola. Ma vuoi che... Chloe. C'è Kim, vediamo. Guarda! Che fashion. Abbiamo fatto le treccine. Guardatela. Ragazze, mamma, per favore mi tieni. Sì, dai, ti aiuto. Perché questa cade quando le faccio le code. Ah sì? Sì. Vuoi fare i capelli? Cosa li vuoi fare? Non ti spiego adesso. Non mi vuoi spiegare? Vedo la fine? Va bene. E tu, Vanessa? Cosa li fai? Le bambole. Anche tu gli fai i capelli? Sì. Vediamo Eric cosa sta facendo. Wow! Ragazze? Sì? Dato che oggi siamo qua in giardino, a casa nostra, ho una challenge per voi! Oh no! Cosa? Ma sarà una challenge molto molto challenge? Divertente! Vediamo, vediamo se indovinate. Pallina di lava? No. Sarebbe per 24 ore in trampolino? No, ma sarebbe bello. 24 ore in giardino? In giardino? No, no. 24 ore nel divano? No, perché il divano non ce l'abbiamo. A casa nostra, ma quella è una sedia. A casa nostra i mobili non ci sono e niente divani, niente cucina, niente bagno. Allora, questa challenge ci ha chiesto di farla i vostri cuoricini. Sì, ho fatto una collegio. Cosa? Non è vero. Cosa stai dicendo, Vanessa? Stai scherzando? Fai un scherzo! Ascoltatemi. Oggi, ragazze, dovete mangiare solo un colore di cibo per 24 ore. Adesso è caduta giù. Guardi, mi facevo male. Attenta! Attenta! Allora, vediamo, vediamo. Che colore mangerà Erika? Rosso! E tu, Vanessa, che colore? Verde! Verde, siete sicure? Sì! Ragazze! Ragazze! Sì. Ma mi sentite? Sì. Ma mi sentite? Sì. Ma mi sentite? Sì. Come ben sapete, casa nostra non abbiamo niente da mangiare, bisogna comprare tutto. Ancora non abbiamo finito di ristrutturare la casa. E cosa ne dite? Li facciamo vedere? C'è tanta polvere! C'è tanta polvere. Ma li facciamo vedere ai vostri cuoricini la situazione che c'è a casa nostra? Sì, andiamo. Andiamo? Andiamo, andiamo, dai, corri, corri, corri.
magari andiamo. Ragazze, mi raccomando, anche voi non vi dovete spaventare, ok? Io già sono entrata e mi sono spaventata. Guardate cosa c'è. Stai Vanessa, piano, piano Erika. Wow, wow. Sai cosa hanno messo qua giù? Sono i tubi del riscaldamento a pavimento. Guardate. Questa, ragazzi, è la situazione qua a casa nostra. Lì sarà la vostra cameretta, sì. È così grande la nostra. Cosa? Quindi metteranno il letto. Il letto, sì. Il letto sarà lì. Lì sarà un tavolo. Ora devono sistemare tutto. Vediamo qua cosa c'è. Qua c'è, lì è l'entrata, il tubo, come ben vedete. Qua sarà la vostra stanza. Qua, sì. La vostra stanza. Lì, amore, metterò un tavolino piccolino, il mio computer, tutto quello che mi serve, i trucchi, i profumi. Lì sarà il letto, sì, così. Cosa fai, Vanessa? Stai piangendo. Chi sta piangendo? È così piccola. Mamma, cosa? È così piccola la vostra cameretta. Amore di mamma, ma mi serve solo un letto e un armadio, non è che mi serve una stanza grande, grande. Cosa? Mamma, oddio, qua. Attenzione, non tocchiamo niente. Mamma, ti faccio vedere. Lì sarà la cucina. Dimmi. Guarda, sta piangendo. Perché è piccolina? Cosa state combinando? Vediamo dov'è Erika. Spostati Vanessa, vediamo se... Ehi! Dai, 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 ragazze, io ho tanta fame, sono già le 10. Abbiamo mangiato prima una merendina, un po' di latte, abbiamo bevuto, ma dobbiamo mangiare bene, bene, bene. Ragazze, ecco qua, siamo arrivati al supermercato e siamo in difficoltà. Non è male questo perché c'è pollo. Bisogna prendere le patatine a Vanessa colore verde e siamo indecisi. Perché Vanessa ha detto che non vuole quello, che questo sarebbe questo, perché ha la cipolla. Sì, sì. Vediamo, vediamo. Anche è la cipolla. C'è la cipolla. Invece quell'altro ha detto che non gli piace il pacco. Questo non c'è la cipolla. Signorina. È con noce. Allora quale lo prendi? Quale vuoi? Questo? Prendi quello? Quale vuoi? Questo con cipolla? Questo? Va bene, deciso. Abbiamo preso un paio di cose. Questo è rotto. Questo lo mettiamo lì. Questo non è. E bisogna prendere i gelati. Dei gelati. Andiamo. Ghiaccioli, ghiaccioli, ghiaccioli. 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 Un paio di cose già. Ghiaccioli. Li abbiamo presi. Andiamo, ghiaccioli, andiamo. Ghiaccioli, che fuori c'è. C'è un po' di caldo? No, perché a fuori c'è rosso, verde. No, tu devi mangiare tutti i cibi colore rosso. Vanessa colore... Già è andata Vanessa. Vanessa colore verde. Cielo rosso e verde. Questi? Sì. No. Sicura? No, 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 no. A casa abbiamo... Aspetta. A casa abbiamo un ghiacciolo verde. Un ghiacciolo verde, ma ci servono quelli rossi? Ragazze, dai, mamma mia, per fare la spesa con voi è molto difficile. Non li vuoi quelli? Ma quelli sono di menta. E guarda che a Vanessa non piace, ma dovrei... Vanessa, mangi gusto di menta o pistacchio? Pistacchio? Guarda, quello rosso, quello giallo, quello verde. Va bene. Va bene, però Vanessa, guarda. C'è anche questo? Vieni. Questo con verde? Un po' di verde, sì.
ti piace? Cosa dici? Vuoi? Lo vuoi? Vuoi? No, va bene. Prendiamo quello e basta, andiamo a casa perché io ho tanta fame, ragazze. Ragazze, vi ho preparato la colazione. Siete pronte a vedere quello che vi ho preparato? Perché mi raccomando, dovete mangiare. Vanessa, tu devi mangiare tutto quello. Ma le tue scarpe? Signorina! Ecco qua la vostra colazione. Abbondante, direi. Vanessa? Cos'ha? Crema di pistacchio? Sì. E dopo c'è anche questo. Anch'io mangio. Sempre crema di pistacchio, mi sa. Ah, che buono! Che buono! Oh, mi raccomando, Vanessa, se mangi colore rosso, i cibi dei colori rosso, perdi questa challenge. E mettila a posto. Ma io voglio mangiare quello, mi piace. Va bene. E la mangi dopo? Sì, questo lo lascio per Vanessa. Quando finirà questa challenge la potrai mangiare. Lo yogurt. Sì. Lo yogurt per bambini piccoli. Anch'io c'ho lo yogurt per bambini piccoli. Mamma, guarda, questo è il succo dei bebè. No, succo di pera. Almela. Pera, guarda, la pera lì. E tu, Erika, cos'hai? Succo di melograno. Melograno, cioè, questo è lo yogurt da bere. Mamma, anche tu lo yogurt. E anche queste. Vanessa ha gran cereale. Un cake colore verde. Com'è? Come vedere che colore? Colore verde. Dentro? Un po' di verde. Vediamo dentro. No, è un po' giallo. Perché pera? No. Cosa volete fare adesso? È buono. Adesso mangio questa. No, Vanessa. No, no, no. Cosa vuoi bere? No, no. Questi sono di Erika. Qua, va bene, lo prendo io. Lo mangerai dopo aver finito questa challenge. Ok? Buona. Io voglio mangiare le patatine. Le patatine? Sì, le abbiamo prese anche quelle. Mamma, e dopo altre cose. Devi mangiare anche i biscotti. I biscotti, vuoi mangiarli? No, volevo andare a fare papà. Mi raccomando, c'è solo una regola. Non dovete mangiare i cibi di altro colore. Tu, Vanessa, cibi solo verdi. E tu, Erika, cibi solo di colore rosso. Perché il latte rosso? Perché l'hai sporcata un pochino, ma non è che è rosso, rosso. Cuoricini, dovete guardare cosa hanno fatto. Calzini, felpa, scarpe, tutte giù. Vi divertite? Guardate i capelli di Vanessa e di Erika. Aspetta, dove ce l'ho fatta? Vediamo. Stop, Vanessa, fermati. Dove vuoi andare, Vanessa? E tu, Erika, hai fame? Patatine. Vuoi le patatine? Arrivo. Sicura? Vi porto le patatine allora. Le vostre patatine. Prego, Vanessa. Io voglio assaggiare, voglio vedere quali sono più buoni. Oh, mamma! Cosa? Yum. Mm. Come sono? Assaggiamola. Vediamo. Oh, attenzione. Non devi mangiarla. Dammi. Ma vai a mangiare una. Perdi questa challenge. Perdi. Dammi. Vanessa, no! Dai, non è giusto che io mangio l'America.
quelle bianche. Io mangio questi piccanti. No, ma non sono piccanti, fammi vedere. Sono con pomodoro. E le tue? Tipo gusto originale, giusto? Non dammi una. No. No, non ti do nessuna. Un pezzettino piccolo, piccolo, piccolo. No, 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 no. Piccolissimo. Corcini, ho assaggiato anche le patatine di Vanessa, anche quelli di Erika, e mi piacciono un sacco mi piacciono quelli di tutte e due. Ma le patatine di Erika, ma Erika ha detto che le sue patatine sono piccanti. Ah sì? Sono piccanti. Vabbè, se lo dici tu. A voi corcini, quali vi piacciono di più? Queste? Questi? Lay's? Che o sono questi? Di cipolla. O questi? Scrivetelo giù nei commenti. Dai, piangi un pochino, Vanessa, dai, piangi un pochino. Erika, non mi dà nessuno. Mar, 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 mar. Cosa fai qua tu? Vai giù, per favore. Bene. Vai giù, subito. Guarda, si vedono anche. Oggi ci divertiamo. Avete sporcato il tavolo qua, signorine. Signorine, dovete pulire. Posso, Vanessa? Posso una? No. Grazie. Ho detto di no. Ancora una? Grazie. Cosa è successo? No! Cosa è successo? Mamma, prendili subito. Vanessa, perdi questa challenge e li mangi. Vanessa? Sta mangiando, credo. Guarda. Alla fine, corcini, dovete scrivere giù nei commenti. Ha perso! Chi ha perso, chi ha vinto, chi ha mangiato. Ha perso Vanessa! Vanessa? Hai perso? Ha perso. Allora mi comprerete solo a me le scarpe? No, le scarpe vi servono a tutte e due, ragazze. No, ma Vanessa ha perso questa challenge. Perché ha mangiato? Allora non beve la mia Coca-Cola. No, certo che non la devi bere. È vero. A me non mi piace tanto la Coca-Cola. Mi piace solo il succo di mela. Ah, sì? Sicura? Io non la mangio niente. A cipolla. Tu hai perso la challenge. Ha perso? Ha perso un pochino, ma non ho perso. Dai, mamma. Cosa? Sì, che hai perso tutta questa challenge. Ho perso un pochino, ma non ho perso. Se la dici tu? Vabbè, dai, la lasciamo. Non ha mangiato niente altro. Ha mangiato solo tre patatine. La challenge no, continua. Mangiato... Ti dico quante. Quante? Ha mangiato. Erano cadute 4. Ah, ok. No, 5. Dov'è Vanessa? Ah, ma sono vuote. Sì, guarda. Perché è la sua ecco mamma. Ragazzi. Queste sono le cipolla. Sì, è la cipolla. Lì ci sono le fragole. E vi faccio vedere. Sì, Erika mi ha aiutato a piantare queste fragole. Eccole lì. Fra poco si mangeranno le fragole. Guardate. Mamma mia. Sono cresciute le fragole. Sì. Erika, attenta di non romperle. E qua c'è Anetto, insalata, mamma, prezzemolo. Perché le fragole sono verdi, anche queste frutte sono verdi, perché le fragole sono verdi, anche rosse con dei colori che abbiamo mangiato con le pappe. E vi voglio far vedere un'altra cosa, tutto il casino che c'è qua. Ah, quando finirà? Ragazzi,
dovete vedere Erika versione bebè. Vai giù! Ma cosa stai facendo? Sei stanca, Erika? Sì. Dai che fra poco il pranzo è pronto. Quella con cibi. Vi preparo una pasta molto molto buona. E anche molto colorata, direi. Oddio. Eh sì? La mia sale di pomodoro. Sì. E quella di Vanessa? Boh. Boh, colore verde? Sì. Chissà, gli piacerà o no? Venite a mangiare, è tutto pronto? Li voglio vedere la reazione quando vedranno questi colori. Oh no. Da 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 Coca-Cola. Vediamo cosa c'è. Vanessa dovrò mangiare aneto, cipolla, olive, insalata. E ce l'ha la pasta. Olive. Cosa? Non mi piace, li devi cucinare. Quella è la cipolla. Com'è? Dopo ce l'hai il tuo succo e hai la pasta con a me non mi piace piccante. Pasta con ragù, Coca-Cola e pomodoro. Buon appetito. La mia pasta è bianca. Sì. Quasi. Com'è? Mamma, io voglio bere un po' di Coca-Cola. Dopo, tu ce l'hai il tuo succo. Vanessa, posso assaggiare un po' di verde? Com'è? Buono. Un po' di rosso. Questa è la situazione, contenitore, tutto pronto. Un po' di giallo. Un po' di tutti i colori. Attenzione. No! Vanessa! Ragazzi, come ben vedete, ha perso lei perché ha mangiato le mie patatine, ha mangiato il pomodoro, l'ha perso. Vanessa, com'è la tua pasta con pesto? Questo. Ti piace? A scuola la mangiate? La mangiate anche a scuola? No. Erika, ma lo sai che questi bibiti poi non vanno bene per la salute? La prendo io. Ma mia! È mia bibita! Papi! Ogni tanto si può, quando si parla di una challenge. No, nostra bibita, dobbiamo fare un video, dai. Questa è la mia bibita. E tu, signorina? E perché le due? Perché io sono dei bambini grandi. Ragazze, sentite questo rumore? C'è la macchina che sta mettendo... Come si chiama? Massetto? Massetto, sì. Massetto in casa nostra. Una macchina molto molto grande. Così. Cioè. Così. Per farle vedere? Così. Vi faccio vedere? Vi facciamo vedere? Andiamo. Arrivo. Ehi, signorina! Vanessa! Eccola. È quella lì. Grande, grande. Cioè, vedete la differenza? La macchina e la casa nostra. Andiamo a mangiare, dovete finire, signorine. Ma assaggiate l'insalata, le olive. Dai, assaggia. Io voglio assaggiare, io voglio mangiare. Cosa tutto. Fai, papi? Se vuoi puoi assaggiare tanto. Mamma! Cosa? Ma puoi mangiare un pezzettino? Può mangiare un pezzettino, poverino, non ce l'ho niente di verde. Papino? Papi? Certo, può mangiare. Perché non ce l'hai? Perché fra poco è finito, vero papi? Vanessa, ti dobbiamo vedere mangiare l'insalata e aneto. E anche le olive, non dimenticare. Anche questo? Sì. È buono. Molto buono, fa bene alla salute. Eh sì. Dai. Com'è? Dai, che buono! Metti sopra questo cibo.
Cosa stai lì facendo? Ma cosa gli stai facendo? Vanessa, ti sto aiutando. Ecco, ti aiuta Papino, ti aiuto anch'io. Prendo un pezzettino, dai. Mmm. Sei forte, Vanessa. Brava. Brava. Le olive no. Brava. Sì. Perché le olive no? Non ti piacciono? Ma la cipolla? Assaggiato prima e non gli piace. Ragazze, sapete che aneto, insalata, cipolline fanno molto molto bene alla salute. Anche pomodori. Sì, Vanessa, sei stata proprio bravissima. Brava, brava. Ragazzi, adesso vi voglio far vedere dentro in casa. Vieni. Andiamo. Ecco la macchina, quella grande. Possiamo entrare? Mi sa di no. Ecco, è arrivato il momento di farvi vedere cosa hanno fatto in casa. Ancora tutte quelle cose che li devono prendere i signori. Aspetta, aspetta Vanessa. Mamma mia, ma questi per cosa servono? E per dare un livello a tutto. Allora, sì, la devi prendere in braccio. Wow! E non è un scivolo. Oh, quella è casa nostra! Non ci posso credere. Tam ta dam tam 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 ta dam tam tam ta dam pa 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 pa. Che cosa? Ma perché hai preso la fragola? Allora, direi che abbiamo finito questa challenge. Allora, perché Vanessa, il ghiacciolo. Il gelato, sì, abbiamo preso gelato. Avete visto quale? Lo mangeremo, ma il video direi che finisce qua, perché Vanessa ha perso. Voi cuoricini cosa ne dite? Ha perso? O gli diamo una chance, non lo so se così si chiama. Tranquille cuoricini, voi scrivete giù nei commenti se abbiamo fatto bene di finire questa challenge o dovevamo ancora continuarla, perché dovevano mangiare qualcosa di rosso verde a cena, invece è finita perché Vanessa ha mangiato troppi cibi rossi. Ragazzi, non dimenticate di iscrivervi al nostro canale e di mettere tanti like. Fatelo. Ciao. Cosa li mandi tu? Tanti bacini. E tu? Tanti cuoricini. E tanti cuoricini. Ciao.